Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video direttamente dall'antro del paesiello. Come se avete visto le rubriche che abbiamo fatto nel corso di questi mesi, in particolare la domanda fondamentale di Fra, avrete sicuramente notato come Francesco elencava tra le idee che ci possono portare alla costruzione di un'armata anche a tema, come anche il buon capitano raccontava nel suo diario di bordo. Avrete sicuramente notato che ci sono tanti modi per raggiungere l'idea di un'armata tematica che combini la potenza sul campo di battaglia unitamente al modellismo e alla rappresentazione di quelli che sono i nostri modellini. Adesso vi mostriamo una delle armate che è stata premiata come migliore armata nell'ultimo Throne of Skull che si sono tenuti in Italia nel 2012. Questa armata è nata nel 2010 quando è uscito il libro degli eserciti dell'impero di ottava edizione. Parliamo ancora del vecchio mondo, quindi del vecchio Warhammer Fantasy, e l'idea nuova dell'impero che veniva fuori nasceva da un discorso di stravolgere il look dei soldati imperiali, trasformandoli dai soldati ispirati ai Zecchinecchi del 1500 a un'idea più di soldato provinciale, quindi con un'armatura un po' più raffazzonata piuttosto che i piedi scalzi, piuttosto delle idee che non collimavano con quella che era la mia idea dell'impero. Allora decisi, visto che l'impero è stato uno degli eserciti più grandi che ho collezionato, di iniziare una nuova armata con un'idea particolare in testa, di avere un esercito dell'impero totalmente corazzato, quindi riprendere quell'idea di avere dei soldati professionisti che marciano in battaglia col rullo dei tamburi, gli standardi che garriscono al vento, con delle armature completamente laccate, tutti ricoperti di armatura che dovevano incutere terrore al mio avversario. Ovviamente il modello dell'impero ai tempi non ne aveva queste grandi capacità, però messi insieme c'erano delle tattiche, delle strategie che mi consentivano di riuscire ad affermare questa idea. Tutto quando nacque con l'idea di convertire i modelli della vecchia edizione di Warhammer Fantasy, quindi della sesta e della settima edizione dell'Impero, che appunto ricalcavano questa idea. Qualcuno si ricorda i vecchi picchieri monoposa e i vecchi archibugieri monoposa della scatola base della sesta edizione di Warhammer Fantasy, e da lì partì piano piano alla ricerca di tutti quei modelli attraverso i cataloghi, attraverso il vecchio mail order, right hand, attraverso i mercatini, per arrivare ad avere delle unità che nascevano per rispecchiare questa idea. Ad esempio, la mia prima unità di balestrieri, che è questa qui, che è stata la prima unità che ho convertito, è stata tutta convertita dai modelli della sesta edizione. In realtà non c'era la balestra, ho dovuto adattare i kit preesistenti con i kit successivi, quindi cambiare le armi piuttosto che la picca, piuttosto che la balestra, al fine di ottenere un'unità, diciamo, nell'insieme coerente e pronta per essere schierata sul campo di battaglia. L'unica cosa che accomuna il fil rouge che lega tutti i miei modellini sono il fatto che tutti quanti indossano degli elmi, diciamo, di stampo teutonico. Quindi anche la fanteria di linea, anche il modello più piccolo dell'esercito, ha indosso un elmo che deriva dal kit dei vecchi cavalieri templari imperiali. Razziando, corrompendo, chiedendo prestiti e favori a tutti i miei amici, sono riuscito ad avere un grosso quantitativo di questi elmi che ho modificato con la materia verde. Erano i vecchi elmi dei Cavalieri della Pantera, per chi di voi si ricorda il kit, al quale ho tagliato via il simbolo della pantera e l'ho ricoperto con una semisfera di materia verde. Quindi in realtà ogni modello ha questo elmo particolare e tutti hanno le maniche a sbuffo. Ovviamente la prima idea, i primi due reggimenti che ho approntato per questo esercito sono stati un reggimento di balestrieri, un reggimento di archibugieri convertito con i vecchi picchieri, poi dopodiché mi sono cimentato con un reggimento un po' più articolato, un reggimento di spadaccini. Ovviamente combinando il nuovo kit dell'impero, il nuovo kit all'epoca, il nuovo kit appena uscito dei soldati imperiali, scartando gli elementi, diciamo, che non potevo modificare io con la materia verde, quindi non ci saranno modelli con i piedi scalzi, e corazzandoli e modificando tutte le teste e tutte le armi con i kit precedenti. Quindi diciamo che è stato un lavoro di modifica dei vecchi kit. Iniziando a giocare, facendo le prime partite, poi venne fuori che servivano altre unità, anche delle unità di elite. Al che mi sono detto, ok, prendiamo un esercito di picchieri, un reggimento di picchieri. E quale unità migliore potevo utilizzare per rappresentare dei picchieri con l'idea appunto dei soldati in armatura che mi prefiggevo?
I bicchieri dell'impero non rispondevano a questa mia idea, ma i bicchieri dei mercenari, dei vecchi Dogs of War, avevano tutte le caratteristiche che mi servivano, e quindi riuscii ad acquistare due reggimenti di guardia repubblicana di ricco che si prestano perfettamente a quella che era l'idea del bicchiere pesantemente corazzato che volevo utilizzare in battaglia. Col passare del tempo ho detto, aggiungiamo un'unità di cavalleria. Ovviamente anche lì i miei templari dovevano distinguersi dalla massa. Se il soldato medio imperiale aveva già l'elmo, era già tutto corazzato, il templare, il cavaliere per eccellenza, doveva avere degli stemmi, delle caratteristiche ancora più riconoscibili. Da qui nacque l'idea di utilizzare i cavalli pesantemente corazzati dell'impero con gli scudi di leone dei vecchi bicchieri della sesta edizione e di mettere ad ognuno di loro un grifone in testa. Questo kit è uno dei kit molto, cioè è uno dei pezzi che mi piace di più e viene dal kit della vecchia magione imperiale. Ogni casa, ogni casetta che era vendibile come elemento scenico separato ne aveva due. Qui ce ne sono almeno 10. Fate un po' voi quello che mi è costato recuperare i pezzi dagli amici, tutti i ragazzi che passavano lì nel negozio, chiedevo se avevano a casa questi pezzi e poi alla fine me ne hanno portati diversi, quindi che conservo ancora anche in più. Dopodiché avevamo un pezzo, una cavalleria pesantemente corazzata. Serviva una fanteria altrettanto corazzata. E che pezzo utilizzare? Era appena uscito il kit delle grandi spade dell'impero, che però anche lì, benché fosse pieno di bits utilizzabili per fare tutte le altre modifiche, non dava l'idea di quel reggimento elitario che volevo ricreare con le mie guardie di palazzo. L'idea venne quasi per caso quando trovai un lotto di cavalieri della Guardia del Re a piedi. Per chi si ricorda, per i collezionisti un po' più veterani, la Guardia del Re era disponibile sia a cavallo che a piedi, con dei modelli che appena li vidi li giudicai non li comprerò mai, e invece poi si sono rivelati dei pezzi eccezionali perché mi hanno consentito di creare appunto quell'unità di elite che volevo schierare all'interno del mio esercito. Dopodiché iniziai piano piano, questo è un lavoro laborioso che ci è voluto mesi, anni, infatti l'esercito dell'impero è uscito nel 2010, l'idea è nata nel 2010 e nel 2013, nel 2014 questa armata è stata pronta per presentarsi sui tavoli da gioco. Ovviamente, come potete vedere, ho aggiunto piano piano nel corso del tempo varie unità, anche unità caratteristiche, anche unità speciali, perché poi alla fine non c'è nulla di estremamente particolareggiato di questo esercito, ma ogni pezzo in sé è stato trattato con cura e dipinto con cura e scelto con cura. Quindi a fianco alle guardie del re, che si sono aggiunti i cavalieri della legione del grifone, che sono stati convertiti, nel senso che sono stati sostituiti i cavalli con i nuovi cavalli dei pistoleri imperiali, molto più massicci, molto più robusti, che davano l'idea della cavalleria Kilslevita di Elite, fino ad aggiungere ultimamente i carri a vapore, convertendo un modello nuovo e un modello vecchio, che porta in sé anche un modello in edizione limitata di Marco Colombo, un eroe che uscì per un Games Day, di cui avevo una copia danneggiata e quindi ho sostituito con una pistola per rappresentare lo scienziato del carro a vapore. Da ultimo, prima di lanciarli nella mia esperienza torneistica, quindi serviva un pezzo forte, un pezzo centrale, un pezzo che catalizzasse l'attenzione. Nel 2012, nel 2013 andava molto di moda la lista dell'impero con l'arcilettore su carro di Sigmar, che ovviamente, voi ricorderete, non aveva ancora il modello adesso ufficiale che è uscito per la GV e che quindi non aveva un modello di riferimento iconico, andava creato. Da lì nacque l'idea di portare in battaglia un pezzo unico. E quale pezzo migliore da utilizzare per un arcilettore di Sigmar se non l'inquisitore dei cacciatori di streghe Fyodor Karamazov e il suo trono del potere? Ho ibridato piano piano, dopo una lunga chiacchierata con i miei amici, con i miei hobbisti del negozio, venne fuori l'idea di trovare un carro da guerra molto molto grande che facesse molta impressione sul campo di battaglia. Da lì praticamente ho preso la base di una torre che è servita come base, sul quale ho installato il corpo del modello di Warhammer 40.000 strappato dal suo trono del potere. In realtà il pezzo è il pezzo originale, ho solo sostituito la spada con un martello che era il simbolo appunto di Sigmar. Dopodiché ho aggiunto delle statue e un grifone, che è il grifone di Karl Franz che si è prestato per l'occasione, quando ancora non c'era la nuova idea di kit di personaggi dell'impero. Quindi in realtà è un pezzo unico, che è un pezzo centrale della nostra collezione. Chiunque può schierare in battaglia il carro da guerra dell'arcilettore così come arriva dalla scatola,
soltanto io ho una versione unica e modificata di questo pezzo, che è l'idea e il filo conduttore che dovrebbe portare l'hobbista prima del giocatore a tirar fuori dalla sua conoscenza, dal suo insieme di modellini, qualcosa che sia coerente, coeso e che gli permetta appunto di schierare un'armata sui campi di battaglia che abbia un tema. Questo si può ottenere appunto o con la conversione del pezzo o, come già vi diceva Francesco, con uno schema di colore uniforme. Il mio esercito è stato un esercito dell'Ostermark, che ha come colori un rosso molto scuro e il giallo. Il mio esercito ha un terzo colore, è il nero. Questo perché nel mio background, l'Ostermark è una confederazione di piccoli staterelli, questa parte dell'Ostermark ha un colore aggiuntivo che quindi si integra nell'esercito principale, ma rimane con una sua identità, con una sua identità personale, che la contraddistingue da tutti quanti gli altri eserciti. Questa cosa la potete vedere appunto sullo stendardo da battaglia che porta i colori principali dell'Ostermark, piuttosto che su tanti altri modelli che invece portano i colori del mio esercito personale dell'Ostermark. Ovviamente questa armata mi ha dato grandi soddisfazioni, è stato il primo esperimento di armata pittoricamente competitiva, di armata caratteristica, che era appunto il premio al quale ambivo e che mi ha portato nel 2014 ad avere il riconoscimento di vincere l'armata al Final Throne of, la migliore armata al Final Throne of Skull, che è stata una grande soddisfazione personale, e di finire addirittura su White Dwarf, perché uno dei White Dwarf di quell'epoca portava appunto una delle mie unità, in particolare l'arcirettore su carro da guerra, insieme alle unità più belle di questa armata. Poi nel corso del tempo, ovviamente, nonostante il crollo del vecchio mondo, ho continuato ad aggiungere unità a questo esercito, l'ho reso sempre più caratteristico, sempre più bello. Ad esempio ho aggiunto la taglia Goblin di Malakai Makaison, che è un pezzo che, per chi si ricorda, nel 2004, Tempesta del Caos, era molto apprezzato dai collezionisti, che adesso ha un valore non da poco, e io lo usavo come rappresentazione di un cannone duro d'inferno, perché aveva la stessa idea di unità che spara molti colpi a profusione, che però mi consentiva di poter mettere nel mio esercito anche una componente collezionistica, quindi anche un pezzo molto, molto raro da poter mettere sul campo. L'ultima aggiunta al mio esercito è stata appunto Elspeth von Draken, che è un modello sul quale lavoro da 4-5 anni, ovviamente se non con continuità, e che però è uno dei pezzi più belli, anche lì un altro pezzo centrale della mia collezione, che focalizza subito l'occhio di chi guarda questa armata sul pezzo centrale, su questa maga della morte in sella al suo drago della morte, e che appunto è circondata da anime inquiete, da un contrasto anche cromatico tra un viola molto scuro e un azzurro molto acceso. Ovviamente questa è un'armata che ci sono voluti anni, però se avete un'idea, se avete uno stile che possa essere applicato ad una Storm Host di Stormcast Eternals e Age of Sigmar, un capitolo di Space Marine di Warhammer 40.000, se riuscirò, se avremo occasione, se questi video vi piacciono, vi farò vedere il mio esercito di Templari Neri in espansione, la mia armata di Ultramarine. E se avete un'idea di un qualcosa che vi ispira a livello modellistico o a livello di storia, volete raccontare un particolare capitolo piuttosto che una particolare fetta del mondo di Warhammer, di Age of Sigmar, di Warhammer 40.000, una piccola porzione che è vostra e solo vostra e che tutti immediatamente la riconoscerebbero come vostra, allora l'idea di un'armata a tema come quella che vedete qui è una cosa che potreste incentivare, che potreste cavalcare. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di scrivercelo nei commenti, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità del canale e di iscrivervi appunto al canale e ai nostri profili di Facebook e di Instagram. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata, anche da mio cugino Giulio che vi saluta dall'antro del paesiello.